Ok ragazzi, se devo essere sincero, questo video non pensavo di farlo tanto a breve, perché per essere questo un canale completamente indipendente, che io non pubblicizzo su Facebook o altri media, 100 iscritti è un traguardo importante. E quindi ringrazio assolutamente ognuno di voi che si è iscritto, che commenta, che mi scrive per consigli, anche critiche a volte che sono rivelate molto utili. Quindi il merito è comunque in buona parte vostro, perché se non fosse per la buona risposta che ho ricevuto nel corso dei mesi, non mi sarei neanche sbattuto più di tanto per questo canale, come invece ho fatto e sono felice di averlo fatto. Quindi voglio aprire il video assolutamente ringraziandovi tutti, esortandovi a scrivermi, a consigliarmi, criticarmi, anche perché no, purché in maniera, insomma, sensata, ovviamente, come ogni cosa, perché comunque il successo, se vogliamo, di questo canale è comunque merito vostro. Ok, premessa doverosa questa. Vorrei anche cogliere l'occasione per raccontare brevemente la storia del canale, perché non ho mai proprio avuto modo, ma neanche così l'idea di farlo prima. Allora, il canale è nato ufficialmente a gennaio di quest'anno, con il primo gioco che uscì, che era Devil May Cry, che se rivedo l'unboxing era terribile, comunque vabbè. Però non è una cosa che da un giorno all'altro è nata, era da un po' di tempo che se ne parlava. Dovete inoltre sapere che era un progetto non solo mio, il canale. Il canale nasceva, anzi sarebbe dovuto nascere, come un collettivo di amici, ma vabbè, con interessi comuni, legato comunque ai videogiochi, che avrebbero contribuito ognuno a modo suo. Appunto anche per il fatto che in quel momento ero veramente soverchiato dal lavoro, quindi non avevo proprio tempo da dedicarci nei primi mesi dell'anno. Quindi già l'anno scorso, ma da un po', se ne parlava, si diceva, ma sì, apriamo il canale, facciamo di qua, di là, compriamo il PVR, registriamo, disfiamo, ah, faccio video di questo, di questo. Cazzo, l'idea sembrava figa, anche perché comunque eravamo persone con attitudini diverse, con preferenze diverse, quindi comunque ognuno poteva contribuire a modo suo al canale. E l'idea mi piaceva perché comunque all'epoca non mi sentivo pronto per un canale solamente io, perché appunto non avevo tempo da dedicarci. Niente, queste persone le esorto anche andare a fare in culo, perché come poi avrete intuito, il canale l'ho aperto da solo, l'ho gestito io, e forse è stato meglio così, visto le persone di cui stiamo parlando, perché queste persone sono i classici mentecatti che si riempiono la bocca di belle parole nel momento della foga, dell'esaltazione, poi quando si tratta di fatti tutti che si tirano indietro, perché erano tutti lì a dire sì, lo apriamo adesso, facciamo, ci troviamo assieme, facciamo il video, disfiamo di qua, di là, compriamo il PVR, faccio te ragazzi, ok, compriamo questo cazzo di PVR, mettiamo, so, 50 euro a testa e lo compriamo. Subito, ma no, non lo so, non lo so, forse però, cazzo, 50 euro, quando poi comprano tutti i giochi che escono e anche li finiscono a momenti, nabbi del cazzo, vabbè, chiusa parentesi. E quindi comunque ho detto, vabbè, il PVR aspettiamo, infatti ho aspettato un po', però il mio problema principale era quello che anche con il PVR io purtroppo ho una connessione veramente di merda, ma delle peggiori che ho mai visto. Quindi ho problemi a uploadare i video, soprattutto i gameplay che pesano parecchio. Quindi comunque questa persona qua del gruppo dice, sì, ma tranquillo, vieni a casa mia, le uppi dalla mia connessione, che va bene, di qua, di là. Tutte persone che, ripeto, sono tirate indietro immediatamente, perché poi quando ho detto, vabbè ragazzi, PVR aspettiamo, va bene, però ho aperto il canale, ho detto, ok? Cioè, mi piacerebbe comunque che mi date una mano, che mi supportate, no, ma non posso venire quel giorno, non lo so, di qua di là, alla fine mi mettete a fare in culo. Ma forse è meglio così, perché, ripeto, viste le persone di merda che erano sto canale, sarebbe diventata una barzelletta, forse. Forse era meglio, perché un canale comico con dei babbi di minchia del genere avrebbe fatto anche morire dal ridere. Quindi, vabbè, alla fine mi sono trovato da solo, fondamentalmente. Infatti, all'inizio è partito un po' così il canale, perché comunque non riuscivo proprio a starci dietro. Io tutti i giorni lavoravo, compresi i sabati, le domeniche. Quindi il tempo a cui potevo, insomma, dedicarmi al canale era proprio poco. E quindi, vabbè, è andata come è andata all'inizio. Alla fine, queste persone le ho proprio sfanculate. Infatti, non hanno nessun merito nel canale loro, ci tengo a precisarlo. Perché, ripeto, appena c'è da fare qualcosa di concreto, ma neanche tirare fuori i soldi, solo trovarsi per fare, sono subito ovviamente tirati indietro perché sono degli inadempienti, degli inetti. E
E quindi il canale è diventato proprio il mio canale, che forse è meglio così, perché comunque posso parlare liberamente di quello che mi pare, senza peli sulla lingua, senza nessun tipo di limitazione, certo, dettati dalla decenza, quello ci mancherebbe, però se voglio andare a fare in culo qualcuno, lo mando a fare in culo, perché non devo farlo. Cioè, adesso. E quindi, vabbè, l'inizio è stato un po' turbolento. Poi, mano a mano, ho visto che c'è stato un buon riscontro, gli utenti che si iscrivevano erano utenti interessati, perché secondo me è inutile per i miei fini spammare il canale su 5.000 mezzi su Facebook. Io su Facebook non ne parlo neanche del mio canale, qualcuno, vabbè, qualcuno che mi segue ce l'ho su Facebook e lo vede, io non ho la pagina del canale su Facebook, non parlo sulla mia pagina Facebook del canale, perché le persone che sono su Facebook le sento per altre ragioni. È il mio, come posso dire, la mia pagina personale è quella, non parlo del mio canale. Infatti, molte persone che ho su Facebook forse neanche sanno che ho un canale, e mi va bene così perché le persone che si iscrivono al canale sono interessate veramente a quello che forse ho da dire. Ed è così che per me ha un senso. C'è anche avere 500 iscritti, ma che non gliene fotte un cazzo a 400. Cioè, non mi interessa particolarmente. Quindi, insomma, sono contento perché i miei iscritti, voi, mi scrivete. Infatti, esempio stupido. La premessa che ora faccio prima degli unboxing è un consiglio che ho ricevuto da un ragazzo che mi ha detto: ma ascolta, ma visto che le tue opinioni mi sembrano interessanti, hai delle cose da dire, perché anziché fare solamente l'unboxing che è pieno online, non parli un po' del gioco, magari lo consigli così, no? Perché alla fine è questo, è insomma, un consigliare o sconsigliare il gioco per certi aspetti. E mi ha dato un'ottima idea, perché in effetti, cioè, è un'idea veramente geniale, secondo me, parlare brevemente, non fare una recensione, semplicemente spendere due parole sul gioco e sull'edizione. E devo ringraziare un vostro consiglio, quindi questo ha un senso, secondo me, no? Nell'ottica degli iscritti. Ed è anche per quello per cui vi ringrazio. Quindi adesso, vabbè, siamo a 100 iscritti, che è un traguardo sicuramente importante per un canale comunque giovane, un canale, insomma, amatoriale, perché non è sponsorizzato in alcuna maniera. E sicuramente anche un trampolino, se vogliamo, a migliorare, a insomma, implementare anche cose più interessanti, fatte un po' meglio con l'anno nuovo, quando il tempo e insomma, le opportunità lo permetteranno, di integrare appunto con altre cose più interessanti, tra un po' comunque. Quindi che dire, io vi ringrazio tutti davvero, sono veramente, veramente sorpreso anche dell'affetto che avete dimostrato, della capacità comunicativa nei miei confronti. Quindi io vi ringrazio, vi esorto sempre a scrivermi, a iscrivervi, fate iscrivere qualcuno se pensate possa interessargli, purché gli interessi, chiaro, se non gliene frega un cazzo, insomma, fate come volete, però mi fa piacere questo. Quindi, che posso dire? Grazie. Assolutamente, perché è in buona parte merito vostro questo, perché se non avessi avuto riscontri, sarebbe, cioè, il canale non sarebbe già chiuso da tempo, non avrebbe nessun motivo di esistere se non avessi comunque un'utenza che mi supporta, che comunque dà un motivo al canale di esistere. Quindi ancora io vi ringrazio e vi auguro appunto di continuare a essere così come siete, nei miei confronti almeno. Grazie.